Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati per un'altra chiacchiera su intelligenza artificiale e machine learning applicato a cose reali. E queste cose reali di cui abbiamo deciso di parlare questa volta, perché abbiamo un'expertise tra tutti, sono la resistenza agli antibiotici o antimicrobial resistance, come si può dire in gergo tecnico, per tirarcela. Non so perché mi sta uscendo sto tono da DJ stavolta. Comunque, inizio presentando questo simpatico gruppo di amici in ordine per come li vedo io da sinistra. Livio Tarchi è un medico nonché esperto di data science e machine learning, cioè una combinazione rarissima, quindi ce lo teniamo molto stretto, tant'è che insegna intelligenza artificiale e machine learning come lavoro, soprattutto a economisti. Poi abbiamo Giuseppe Minardi, biotecnologo, nonché biologo computazionale per formazione, ho detto in ordine temporale, triennale specialistica. Flego, Gianluca, pelato, normalista, economista, lavora per la Commissione Europea, è un figo. Gli vogliamo bene, io cerco sempre di farlo incazzare. E poi ci sono io, Simone Marini, pagliaccio, nonché... Hai capito proprio male, perché io sono uno dei autori della calvizie come stile di vita, come forma di liberazione personale. Ok, dicevo di me stesso, io... lavoro per l'Università della Florida, sono Research Assistant Professor a Epidemiologia, mi occupo di Machine Learning e Intelligenza Artificiale applicati a Biologia e Medicina. Quindi, ciò detto, passerei la parola direttamente a Giuseppe, che ci fa il pippone iniziale e ci introduce il problema. Ok, problema principale, resistenza batterica. Oh, perché è un problema? Si stima che fra 30 anni, per il 2050, noi non avremo più antibiotici che funzioneranno. Tutti quelli che usiamo al momento, l'acido clavulanico, quello che volete, saranno completamente inutili. Perché tutti i batteri che noi andiamo a contrarre saranno immuni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu vai nel bosco, non lo so, lavori in campagna o qualsiasi cosa, e ti tagli, ti fai un taglietto, e per tua sfortuna becchi un'infezione da quel taglietto, tu vai dal medico e il medico dice: sai cosa? Chiama il becchino. Diciamo che il cancro sarà una morte un pochino meno problematica, ci metterei di più a morire. Ora, al momento la resistenza batterica non interessa le persone normali, tra virgolette, interessa persone malate o comunque che hanno delle malattie croniche. Un esempio che io ho studiato per la mia tesi è la fibrosi cistica. Long story short, la fibrosi cistica, a causa di una mutazione nel DNA, fa sì che i polmoni di chi è malato si riempiono di liquido, diventando luogo perfetto per la crescita di alcuni batteri. Fra i tanti, i tre che sono più abbondanti sono, vediamo un po', uno è Staphylococcus aureus, uno è, non me lo ricordo, è quello dell'Haemophilus influenzae, se non mi sbaglio, sì, e l'altro è Pseudomonas aeruginosa. Ora, Pseudomonas aeruginosa è il più pericoloso, il più problematico, ed è uno fra i 10 batteri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo nella lista dei batteri, appunto, per i quali c'è più bisogno di nuove terapie. Sono quelli che stanno uccidendo più persone al momento. Perché succede la resistenza? Come si sviluppa la resistenza batterica? Allora, non è che i batteri un giorno si svegliano e dicono: sai cosa? Oggi diventiamo resistenti. Bisognerebbe tirare in mezzo un po' tutto il discorso dell'evoluzione, come funziona il processo evolutivo, ma comunque facciamo finta che a caso un giorno un batterio se ne viene fuori che resiste a un antibiotico. Ora, se noi, quella comunità, perché ovviamente i batteri vivono dentro delle comunità, se noi quella comunità la lasciamo stare così,
è molto probabile che il batterio con la resistenza sparisca. Se noi invece assumiamo degli antibiotici, cosa succede? Uccidiamo tutti i batteri che non sono resistenti, ma il batterio che è resistente rimane e si moltiplica. Quindi la prossima volta che avremo un'infezione, quindi quando questo batterio si sarà moltiplicato e avrà colonizzato la nostra ferita dove era prima quella comunità, l'antibiotico che abbiamo usato non sarà più funzionante. E questo si collega al fatto del perché è importantissimo non assumere antibiotici senza la supervisione di un medico. È importantissimo perché non lo facciamo. Troppe volte abbiamo un'influenza e prendiamo un antibiotico. Questo sì, è un problema, uno perché sfasa del tutto la flora batterica, ma poi perché se tu nel tuo corpo avevi un antibiotico, un batterio resistente a quell'antibiotico, sei fregato. Ti sei beccato la colonia super resistente e lì non c'è modo di risalvarti da quel patogeno. Ci sono dei last resort antibiotics, che sono degli antibiotici che si usano soltanto in ospedale, soltanto se si ha a che fare con batteri super resistenti che resistono ai normali antibiotici. Il problema è che è, sempre parlando di dei pazienti con la fibrosi cistica, loro vivendo praticamente in ospedale, passano un sacco di tempo in ospedale, si beccano anche i batteri che sono resistenti a questi antibiotici finali, tra virgolette. Quindi al momento ci sono delle persone che girano fra noi e hanno dei batteri che non possiamo uccidere. Questo è il problema, perché il machine learning è innanzitutto molto semplice. Al momento, per andare a vedere se un batterio è resistente o meno all'antibiotico, cosa si fa? Si prende un campione di questo batterio, lo si coltiva, poi lo si piastra, ci sono delle piastre, quelle che sono nei film, quelle circolari, si mette là sopra, si fa crescere là sopra, ma prima di farlo crescere in questa piastra vengono messi dei dischetti contenenti gli antibiotici che vogliamo testare. Si fa crescere il batterio e poi si vede il batterio quanto distante cresce da questi dischetti. Più è grande la distanza, più è meno resistente il batterio. C'è un video bellissimo, se non sbaglio, fatto da Nature, dove fondamentalmente prendono una vasca di un metro, la riempiono con una concentrazione sempre maggiore, cioè da un lato a un lato, cioè una concentrazione sempre maggiore di antibiotico, fanno crescere un batterio, se non mi ricordo quale, se non sbaglio è Escherichia coli, forse, adesso non ricordo, comunque fanno crescere un batterio e la fotografano giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno si vede che all'inizio il batterio cresce soltanto da un lato, dove la concentrazione dell'antibiotico è pochissima, ma man mano il batterio cresce sempre di più finché non ha sviluppato una resistenza anche alla concentrazione più grande di antibiotico. Quindi non è soltanto Pseudomonas aeruginosa che magari interessa di più soltanto i pazienti con la fibrosi cistica, ma noi, la nostra pelle è piena di batteri, noi siamo pieni di batteri. Se uno di questi diventa super resistente e ci infetta, siamo fregati. Tornando al perché il machine learning, perché molti batteri non possono essere cresciuti, dico cresciuti in laboratorio perché mi viene la parola. Corretto. Esatto, coltivare. Non possono crescere in laboratorio. Non si può dire in italiano, non so se si può dire coltivare, ma penso di sì. Sì, penso di sì. Ok. Coltura, quindi coltivare, sì. E anche crescere comunque. Sì. Non mi sembra... Vabbè. Quindi alcuni batteri, cioè per alcuni c'è proprio difficoltà a farli crescere in laboratorio e quindi per sgamarli bisognerebbe usare un altro metodo, per sgamare se ci sono. Ok. Esatto. Ok. E
il c'è anche una questione, credo, di tempi. Cioè, se io ho un sistema di intelligenza artificiale, il mio input sarà del DNA che trovo nel mio campione, incluso quelli dei batteri, incluso quelli dei batteri resistenti, e in teoria a fare i conti ci dovrei mettere molto meno che a fare le colture, se perché le colture hanno bisogno di tempo per crescere, immagino. Cioè, poi non è il mio campo questo, esatto. Proprio, questo ti chiedo. Okay. Sì, comunque le colture ci mettono, adesso non ricordo quanto ci mette una coltura a essere pronta. Beh, 24 ore se non mi sbaglio. Diciamo che se ci aspettiamo che i conti siano svolti nell'ordine di minuti o ore al limite, idealmente. E comunque hai bisogno di un laboratorio con il personale dedicato e quindi hai anche un costo sociale, umano, lavorativo che noi dedichiamo in delle parti di ospedali a coltivare i batteri probabilmente resistenti dei pazienti, quindi il vantaggio è tempo, denaro e risolve anche il problema tecnico di non poterli coltivare. Sì, liberi risorse di gente che ha che diciamo è altamente specializzata, che è stata, ha avuto un training per imparare a fare quelle cose lì e può farne altre. Ecco, vabbè, là poi si entra in un altro mondo, perché per quanto riguarda il tempo diciamo che ci sono diversi modi. Quello principale è: raccolgo il DNA di questo batterio o l'RNA, dipende un po'. Il problema è che raccogli DNA e RNA, e se lo vuoi fare in questa maniera devi usare un sequenziatore, e lì diciamo che non ci siamo ancora a essere così veloci. Ok, questo è assolutamente interessante, perché io sto facendo un po' di ricerca proprio sulla resistenza batterica e di applicazione di machine learning, e io stavo dando per scontato che di base io ho un sequenziatore e ho i miei campioni che possono venire dallo swab di una ferita, per esempio infetta, perché cioè, non si scappa da lì. Io se voglio trovare, se voglio fare una predizione sulla resistenza, cioè c'è un batterio resistente, se sì, a quali antibiotici, ho bisogno del DNA di sta bestia. In realtà, Simone, te potresti utilizzare il machine learning invece di predire, quindi ricapitolare un attimo, raccolgo il campione di DNA, guardo che cosa c'è all'interno e provo a predire in base alle informazioni all'interno del DNA se codificano per la resistenza. Io lo posso usare, facciamo un esempio per lo pseudomonas aeruginosa, mettiamo che la cultura ci mette 4 giorni per poter essere letta da una persona, perché ci vuole la cultura, un meccanismo, un algoritmo di computer vision può guardare la piastrina, che ne so, 20 minuti dopo e già predire. E a 4 giorni quale sarà il risultato, e quindi usa la stessa procedura ma fa una predizione a un quarto del tempo, no? Questa è un'idea, aspetta che me la segno, perché è assolutamente da fare. È un'ottima idea, Livio. Però sono due approcci completamente diversi. Adesso pensando che ci ascoltano delle persone che non sono espertissime, quindi da un lato abbiamo l'idea di Livio, che faccio una foto alla piastra dopo un tempo molto minore a quello che serve all'occhio umano per riconoscere se c'è sta coltura che viene su o no, quindi se c'è un certo tipo di batterio resistente o no, e la nostra intelligenza artificiale va a interpretare quella foto, quindi l'input è una foto della piastrina o magari una serie di foto, una serie temporale dopo un'ora, dopo due, dopo tre, dopo quattro. E l'output è la presenza o meno della resistenza. Per questo tipo di inferenza vanno molto bene tutte quelle tecniche che si usano per l'elaborazione di immagini, di cui tanto si parla, al giorno d'oggi, come per esempio il deep learning. Quasi solo il deep learning. Quello che invece avevo in mente io e di cui ho letto ampiamente in letteratura è si prende proprio un cotton fioc, si passa una ferita, poi si tira fuori tutto il DNA che c'è in quel cotton fioc lì, quindi il nostro input è tutto il DNA che si trova,
che ovviamente sarà per la maggior parte DNA del host, quindi DNA umano. E più ci saranno tutti i vari microrganismi che stanno vivendo in quella ferita lì, incluso forse batterio resistente. Questo è un problema che tipicamente adesso viene risolto senza bisogno di usare l'intelligenza artificiale, ma non viene risolto ottimamente. Cosa vuol dire? Allora io ho tutti questi frammenti di DNA, un po' dell'umano, un po' del batterio A, un po' del batterio B, un po' del batterio C. Li sequenzio, quindi c'è una macchina che sequenzia il DNA e butta fuori il DNA che sono delle stringhe ACGT. Alla fine, dal punto di vista computazionale, si sta parlando di stringhe. Questi però sono frammenti corti, e poi dipende dal sequenziatore, eccetera, eccetera. Allora bisogna prendere questi frammenti, allinearli, metterli insieme, trovare quali frammenti fanno parte del DNA del host, quindi dell'uomo, e buttarli via. Trovare quali frammenti invece sono i nostri frammenti batterici, e poi allinearli, cioè trovare dei match, proprio dei match tra stringhe. Torneremo sempre, ogni volta che parliamo di DNA, a parlare di questa cosa del matching. E se c'è un allineamento a gene resistente, attenzione che dico gene, non batterio, a un gene resistente, allora alziamo la nostra bandierina, alziamo la red flag, qua c'è della resistenza. In realtà, magari se ce n'è solo uno di allineamento, potrebbe essere spurio. Chiaramente questo processo che io ho descritto molto sommariamente è un casino mostruoso da mettere in piedi e è prono ad errori, tutta una serie di errori, errori di lettura della macchina che sequenzia, quindi legge una C invece una G, e errori di allineamento, cioè questo frammento di DNA secondo me viene da questo genoma e invece non è vero. Oppure ci sono dei frammenti che non riesco ad allineare e li devo buttare via perché non so da chi arrivano, non so di che genoma sono, e quindi me li perdo. Adesso, ripeto, sto semplificando. Perché geni? Ho detto perché geni, non perché batteri. Perché, come ricordava Giuseppe, queste resistenze, il batterio se le sviluppa ma anche se le passa, cioè noi siamo abituati a pensare in senso di evoluzione darwiniana e c'è una mutazione casuale, questa mutazione dà la presenza di questa mutazione dà delle un'abilità, una caratteristica, migliora qualcosa nella fitness dell'individuo in cui è avvenuta per adattarsi al suo ambiente, e quindi questo individuo ha più probabilità di sopravvivere. In questo caso ha più probabilità di resistere a questo antibiotico che è nel suo ambiente e che stermina tutti gli altri. Questo tipo di evoluzione assolutamente c'è nei batteri, per esempio nei geni di upkeep normali, ci sono delle varianti che gli permettono di resistere. Ma soprattutto avvengono negli elementi mobili, per esempio nei plasmidi, cioè in quelle parti di DNA del batterio che sono, adesso non voglio andare troppo nel tecnico, però c'è del DNA nei batteri, ok? Che è contenuto dentro, come posso dire in italiano, ma neanche organelli, dentro i plasmidi, che sono fondamentalmente delle bolle, per parlare proprio con i piedi, con dentro questi frammenti di DNA che girano dentro batteri. Vengono duplicate e possono essere passate, questa è la cosa importante, da un batterio all'altro. Cioè quando due batteri vengono in contatto, si scambiano, come se fossero delle carte collezionabili di Magic, si scambiano i plasmidi quindi non serve che un singolo batterio evolva la resistenza all'antibiotico, basta che venga in contatto con un altro che ce l'ha e quell'altro gliela può passare. E a questo punto è sua è sorprendente la rapidità con cui i batteri hanno sviluppato la resistenza agli antibiotici, che sono una cosa relativamente nuova, non so, diciamo dagli anni 40 più o meno, la butto lì,
correggetemi se dico una minchiata, nel giro, in un tempo evoluzionistico ridicolo, perché 80 anni è veramente niente dal punto di vista evolutivo, hanno sviluppato tutte queste resistenze. In realtà i batteri, cioè, sono diventati resistenti anche per le nuove classi che gli tiriamo addosso, visto che sono diventate resistenti alle penicilline normali, e le hanno sviluppate in 5-10 anni. Ma a parte il discorso dei plasmidi, ricordiamoci che dentro gli antimicrobici, in italiano, ci sono anche gli antivirali, che sono al centro del discorso adesso col coronavirus, perché è famoso la grande mancanza che abbiamo in medicina di non poter utilizzare antivirali. Mentre abbiamo un antibiotico per i germi, non abbiamo così tanti antivirali per i virus. Anche senza il discorso dei plasmidi, che i virus non hanno, pensiamo all'HIV. L'HIV è il classico esempio di cui parlava Simone, no? Noi gli abbiamo tirato dietro anche cocktail di farmaci, 3-4 cocktail innovativi, scoperti, speso un sacco di soldi di ricerca. In una persona quanto tempo ci ha messo il virus a diventare resistente? Un paio di giorni, un paio di mesi. Non è che non abbiamo gli strumenti per combattere l'HIV, è che qualunque strumento che utilizziamo sull'HIV basta che rimanga una copia del gene, la copia resistente, e a tempi di replicazione così bassi che diventa prevalente. E il discorso poi perché è così importante? Perché se ci stiamo preoccupando così tanto di un problema che verrà fuori nel 2050? Perché in realtà verrà fuori molto prima. Se nel 2050 non avremo più armi per combattere, prima avremo delle resistenze parziali, quantomeno. Già adesso dobbiamo andare, per esempio, la combinazione di farmaco classico è l'amoxicillina e l'acido clavulanico, non basta più un antimicrobiale soltanto. Pensiamo all'esempio della tubercolosi, pensiamo all'esempio dell'oreginosa, dobbiamo usare 4-5 classi di farmaci differenti nello stesso momento. Quindi se anche riusciamo a creare questo cocktail di farmaci, immaginate il carico sull'organismo di utilizzare 4 farmaci invece che uno nello stesso momento. Quindi il costo sarà economico, umano, di side effects, di effetti collaterali, eccetera eccetera. L'altro grande problema è che se dobbiamo sviluppare dei farmaci nuovi, mentre la penicillina costa meno di $1 ed è letteralmente la penicillina ad oggi, classi differenti di farmaci possono diventare proibitivi dal punto di vista anche manifatturiero, cioè come per il vaccino per il Covid di cui si parla, dobbiamo riuscire a scalare un'intera industria biotecnologica per stare al passo con i germi. Quindi questo tra l'altro risponde alla domanda che volevo fare, che era appunto, ma perché è antieconomico? Correggetemi ancora se sbaglio, la mia comprensione è che c'è questa apocalisse che ci aspetta, tra virgolette, ma sono le università, cioè è la ricerca universitaria fondamentalmente che sta dando il push più grande in questo senso, non è così conveniente investire in ricerca di nuovi antibiotici, di nuovi approcci da parte delle industrie farmaceutiche. Secondo voi è per questa ragione? Cioè, allora, parlo un attimo io perché mi sono occupato anche di questo. Allora, produrre un nuovo farmaco costa, innanzitutto. Uno ti costa in denaro, quindi ti costa... portare un farmaco dal nulla alla fase 3 ti costa un 50 milioni, dai 10 ai 50 milioni, se non mi sbaglio, ma ti costa soprattutto in termini di tempo, ti costa circa una decina d'anni. Se le cose devono essere fatte bene. Per il Covid abbiamo visto che tirando un po' le cose... situazione eccezionale, soprattutto... Appunto, anche dal punto di vista burocratico più che altro. Esatto, però teniamo in mente che abbiamo avuto il Covid, uno pseudomonas aeruginosa che diventa infettivo, aumenta l'infettività ed è anche resistente. Se la situazione è Covid sarà anche quello che stiamo vivendo adesso in uno scenario del genere sarà auspicabile, perché adesso non possiamo parlare, non possiamo guardarci, dobbiamo avere le mascherine. In quel caso
cioè dovremmo andare in giro con le hazmat suit, quelle gialle. Ma se posso... Poi, un antibiotico, allora adesso chi ha la fibrosi cistica? Se non sbaglio le stime sono l'1% della popolazione, non è tanto, è una malattia non dico rara, ma comunque ce ne sono pochi. Beh, ovviamente, l'1% in realtà non è così rara, dai. Sì, però comunque non sono, non è... sì, non è l'herpes. Non è il cancro. Non è l'herpes, non è il cancro, non è il cancro. Sì, ok. Non è l'Alzheimer. Adesso, per quanto si voglia dire, l'industria farmaceutica è estremamente in crisi, perché non riesce ad innovare. Non riesce ad innovare perché ci sono tutti i problemi dei brevetti, costa sempre tutto. Ci sono storie sotto banco che l'FDA americana, quando un'azienda introduce un nuovo farmaco, non glielo accetta a meno che non porta avanti qualche altra ricerca su qualche antibiotico, roba del genere. Ok. Una cosa del genere. Le aziende al momento non hanno incentivi per fare antibiotici, ma come ad esempio non hanno incentivi per fare medicine contro le malattie rare. Le medicine contro le malattie rare vengono portate avanti perché ci sono delle associazioni terze o ci sono delle leggi statali che ti danno dei fondi in più se tu lo fai. Quindi dicono, no, dei fondi lo faccio, ma loro e la loro iniziativa non lo fanno. Forse questo è uno dei una inusuale sconfitta del capitalismo, perché non vede a lungo termine. Attenzione, però interviene Flego, forse. Beh, voglio dire, se la malattia è rara, appunto, e basta, fondamentalmente insomma, il capitalismo fallisce per forza, nel senso che il costo della cura è talmente alto rispetto al beneficio, cioè di salvare appunto per definizione poche persone, e quindi se per comprensibilissime e sacrosante ragioni si vogliono salvare quelle persone, bisogna fondamentalmente accettare la perdita economica, appunto, e basta. E quindi è inevitabile che il mercato non possa funzionare. Diciamo, è una decisione politica da fare. Ok. Prima di andare, sì, diciamo che nel senso, se dobbiamo dedicare 3 miliardi di euro, c'è sempre nella salute pubblica l'approccio utilitaristico di dire spendiamo questi soldi in modo che la maggior parte delle persone ne ricavino beneficio. Quindi dedicare 3 miliardi di persone per 2 persone basta, quando invece potremmo curare la polio e la tubercolosi a livello mondiale, diciamo che forse è a livello, insomma, della moralità di ciascuno. Comunque il problema grande della farmacologia, questo sono il tipo di problemi che ci si pone, sì, in economia della salute, ragazzi, lo sapete. Comunque, che si valutano i cuoli, scritto Q, esatto, okay. Life quality adjusted. Comunque il grande problema, oltre della ricerca, allora, l'ambivalenza da parte del pubblico di volere un farmaco per qualsiasi problema di salute si abbia, dall'insonnia, e giustamente io, cioè, non è che sto criticando un paziente, va bene, però dall'altra parte c'è l'ambivalenza che il paziente non si fida delle nuove terapie, non si fida dei farmaci non tradizionali, e quindi le agenzie farmaceutiche, le compagnie farmaceutiche investono miliardi di euro nella nuova formula della melatonina, della valeriana per dormire, invece che andare a cercare dei nuovi risultati, perché non venderebbero. Okay. E poi c'è l'altro problema, che fare, produrre anche ciò che scopri è veramente complicato. Immaginiamo gli anticorpi monoclonali, immaginiamo tipo il vaccino RNA. Per creare una singola dose di vaccino RNA ti servono 10 laureati in biotecnologie, ti serve il medico, ti servono i pazienti su cui testarlo. Cioè, anche una volta che sei avviato, che hai miliardi di euro in pancia, non è scalabile. Non è come la penicillina, che componi due in modo chimico, anzi forse non si riesce neanche in modo chimico ancora. Se devi far esprimere da un lievito quel gene perché produca quella proteina, servono risorse proprio materiali per produrlo, che non si riescono a ritrovare nello spazio di un giorno, un mese, un anno, ed è quello che abbiamo visto adesso durante la pandemia.
faccio un'altra osservazione del perché le aziende farmaceutiche hanno remore a produrre, cioè a fare ricerca su nuovi su antibiotici. Allora, al momento le due malattie che sono più trendy fra i ricercatori, nell'industria, di quelle gravi, tra virgolette, sono il cancro, quindi tutti i tipi di cancro, e anche la demenza senile, tutte le malattie, quindi Alzheimer, Parkinson, eccetera, eccetera. Allora, andare a curare il Parkinson o l'Alzheimer per un'azienda farmaceutica sarebbe come curare il cancro, ovvero significa fare tombola, perché stiamo tutti diventando più vecchi, tutti arriveremo ad avere una qualche malattia del genere, una qualche forma di Alzheimer o una qualche forma di Parkinson, per il semplice fatto che noi con la medicina stiamo tirando avanti, ma il nostro corpo a un certo punto dice: senti Ciccio, io voglio, basta, ce la faccio più. Questo è come me l'ha spiegato il mio professore di farmacologia, eh? Quindi, nonostante abbiano questa possibilità, questo goal, cioè l'azienda che cura il Parkinson vince tutto, vince tantissimi soldi, un sacco di aziende farmaceutiche hanno detto: no, basta, noi non facciamo più ricerca sul Parkinson, perché è al momento troppo troppo oneroso, non ce la fanno. E di riflesso la cosa si può guardare anche con gli antibiotici, perché un'azienda dice: chi me lo fa fare al trovare la nuova che ne so, il nuovo acido clavulanico, quello che adesso funziona? No, anche perché magari, come diceva Livio, io lo trovo e tra 5 anni abbiamo già le resistenze. Scusate se riporto un attimo tutto il discorso verso intelligenza artificiale e machine learning. Devo fare un paio di considerazioni. Allora, abbiamo detto che quindi l'applicazione per adesso non del machine learning, ma della classificazione automatica a partire dai frammenti di DNA che troviamo, c'ha la machine ma non c'ha il learning, nel senso che si fanno questi allineamenti e si cerca di vedere se c'è un match con roba che sappiamo essere esistente. L'algoritmo più famoso credo è AMR++, c'è un database di geni resistenti e si fa il matching contro quelli. Perché potrebbe essere utile l'intelligenza artificiale? Perché necessariamente l'approccio che ho descritto è limitato a quello che già conosciamo. Cioè, c'è il match? Sì, no. Ma se c'è una resistenza nuova che noi non conosciamo, questo approccio automatico è impossibile che la riconosca. Mentre se io addestro un modello matematico a fare inferenza sulla resistenza, se questo modello ha imparato le regole per fare questa predizione, quando arriva una variante nuova di una resistenza, la potrebbe scoprire, cioè potrebbe aiutarmi a scoprire le resistenze nuove. Un'altra applicazione del machine learning in questo campo, anche se non è esattamente sul riconoscere le resistenze, potrebbe essere sul predire le terapie. Cioè predire la giusta combinazione e il giusto dosaggio di diversi antibiotici, se vogliamo avere un approccio per curare un certo tipo di infezione. Cioè, dato come input il paziente, cioè lo solito swab sulla ferita infetta, quindi il DNA di quello che c'è dentro quella ferita lì, ma magari anche altre condizioni del paziente. Se ci sono delle complicazioni, se ci sono delle malattie pregresse, anche solo età e sesso del paziente, potrei ottimizzare il tipo di terapia da dare al paziente in base a
quali batteri è resistenti a cosa ha il paziente, e che persona è, cioè è una persona che è già compromessa, c'è già altri problemi, o è una persona fondamentalmente, a parte questo, sana, giovane, eccetera eccetera. Adesso chiaramente questo può non deve, ricordiamo che non si userà mai, non si dovrà mai usare un algoritmo per predire una terapia, ma c'è, cioè, l'algoritmo ti dà un consiglio e poi c'è chiaramente il medico che decide. No, sempre su questo discorso, Simone. Prego. Visto che hai fatto un attimo di pausa, mi sono infilato. Sì, hai fatto benissimo, fatto benissimo. Hai detto questo approccio che in medicina noi chiamiamo di medicina di precisione o medicina individuale, vabbè, che qualsiasi nome si voglia dare a questa precision cosa, no? Or personalized medicine, esatto, preciso, esatto. E, un aspetto importante è non solo predire in quella combinazione, ad esempio un fumatore può avere già dei germi resistenti, può essere esposto a determinati germi, una persona che vive in Italia non è esposta agli stessi germi di una persona che vive in Francia anche, ma serve soprattutto per evitare gli effetti collaterali, perché noi sappiamo che i farmaci interagiscono a determinati livelli mitocondriali, DNA eccetera. Se io ho il DNA del paziente, DNA del germe, posso trovare la combinazione perfetta per massimizzare la cura e nessun effetto collaterale nello stesso momento. È un'ottima considerazione. Sì, e tant'è che ci sono tanti approcci al di là delle terapie antimicrobials. Ci sono tanti approcci di machine learning proprio per questo discorso di evitare gli effetti collaterali, cioè al di là di ottimizzare, cioè quando si parla di ottimizzare la cura, ottimizzare la cura include anche minimizzare gli effetti collaterali. Tanti paper che sono, aggiungo sempre per i non addetti ai lavori, tanti paper che sono fuori su machine learning e antimicrobial resistance sono fuori a livello di proof of concept. Anche qua torniamo un attimo al discorso di accademia contro mondo dell'industria in generale, contro mondo reale. L'obiettivo iniziale di qualunque ricerca è pubblicare degli articoli che la descrivono, per tutta una questione anche di logiche perverse che non apriremo adesso. Per pubblicare un articolo spesso basta un proof of concept, cioè qualcosa che io ho fatto a casa mia nel mio laboratorio e che tu nel tuo laboratorio puoi replicare, ovviamente, se no non è scienza, però che è ancora molto distante da un'applicazione, non dico neanche su larga scala, ma nel nostro caso, in alcuni ospedali. Cioè, quello che idealmente uno vorrebbe, adesso proprio per parlare in soldoni, è che tiro fuori i risultati del sequenziatore e c'è un sito che mi dà, li butto dentro come input e c'è un sito che mi dà un output e io ho fatto un click e ho fatto tutto. E in questo output ci sono, c'è il resistoma, tra virgolette. Cioè, ho previsto che cosa può esserci di resistente lì dentro. Siamo lontanissimi da questa cosa, intanto perché l'output del sequenziatore sono tera di roba, quindi non ci può essere il sito dove clicchi e non puoi fare quell'upload lì. Quindi vuol dire che uno deve scaricarsi e installarsi un framework che processi quel tipo di dati e magari adattarli in house all'output del suo sequenziatore, del suo laboratorio, del suo ospedale. Siamo ancora molto lontani da questa roba qua. Cioè, questo EBAR++ che ho descritto mette a disposizione un software di questo tipo, che però appunto non ha dentro l'intelligenza artificiale. Tanti paper che fanno previsione, che fanno questo tipo di previsioni, che ho letto, le fanno a partire da o dati simulati, o se partono dai dati reali, partono dai genomi dei batteri. Cioè, danno per scontato che il tuo input non siano
i frammenti di DNA che ti butta fuori il sequenziatore ancora tutti da ordinare, ma siano i genomi finiti, già tutti assemblati, già tutti rimessi a posto, ricombinati bene, dei batteri che tu hai, e che è un passo non banale da fare per un'applicazione pratica, cioè come proof of concept figata. Io ho un IA, ho il mio modellino di machine learning che è dato un genoma mai visto, mi dice se questo genoma ha dentro la resistenza a questo specifico antibiotico o no. Ma nella pratica arrivare lì, non è che tu puoi aspettarti che io sono nato a Voghera, con tutto il rispetto che ho per Voghera, posso aspettarmi che l'ospedale di Voghera di sua sponte trovi le competenze e le risorse per mettere insieme un sistema che faccia questa cosa e che poi vada a scaricarsi il modello del paper, impari a usarlo e poi lo applichi nella sua routine, nella sua pratica clinica. Ma tra l'altro sono anche di questa cosa qua sulla fattibilità, io sto sparando con base a quello che capisco. Prego Giuseppe. No, più che altro sono biologi computazionali seri, cioè come me che hanno avuto una formazione in biologia computazionale, che ci sono rotte le scatole con Python, R, eccetera, eccetera, sono veramente pochi. Sono tanti nel grande schema delle cose, perché insomma su 7 miliardi cosa. Ma io ho avuto l'occasione di sono tanti, in numero assoluto, però ho visto come lavorano alcuni istituti pubblici che si occupano di monitorare cibi, roba del genere. Vanno a vedere se ci sono contaminazioni, e loro hanno i sequenziatori, anche sequenziatori di ultima generazione, ma non hanno gente che li sa operare bene. Cioè sono andato a vedere, che bello questo Illumina HiSeq 2000, bellissimo, ma come lo usi? Cioè come si fa? Non lo so, fa tutto lui. In che senso fa tutto lui? Sì, io metto le cose lui dall'output. Allora, questo è in generale un problema della bioinformatica che magari potremmo discutere. Però gli faccio il nazista, sì, e torno su. Ma comunque, tornando un attimo al machine learning, c'è una cosa che volevo dire che mi sta sfuggendo da mezz'ora, è che facciamo finta che abbiamo i nostri dati, vogliamo sapere se un dato campione è resistente o meno. Ok, abbiamo i nostri campioni, abbiamo quali in quello c'è quello resistente o meno, e via via bla bla bla. Creiamo il nostro algoritmo di intelligenza artificiale, che può essere deep learning, machine learning, quello che volete. Un problema grosso che ho notato è che manca un modo per interpretare questi modelli. Nel senso, ho la mia deep neural network, ho la mia rete neurale, la alleno, e lei mi riesce a prevedere perfettamente se un campione è resistente o meno. Sì, ma io non so come lo fa. Cioè, andarla ad aprire e andare a capire che sta succedendo, cioè, non è facile, perché una deep neural network si parla di quanti parametri? Qualche milione? Allora, sì, hai assolutamente ragione. Questo è un problema in generale di modelli black box, dove appunto sono ininterpretabili. Ma ti posso fare un esempio, proprio di quello che hai appena descritto, di un algoritmo del 2018 che si chiama DeepArg, pubblicato su Microbiome, pregevole, lungi da me criticarlo, ma lo farò. Fondamentalmente è un articolo dove applicano proprio quello che hai detto tu, applicano deep neural network per predire l'antimicrobial resistance, e una cosa che ho notato è che però fondamentalmente questo deep learning non viene applicato in primis per distinguere resistenza da non resistenza. Questo algoritmo dà una classificazione a ogni frammento di DNA che esce dal sequenziatore, dà una flag a ogni frammento, poi mette tutto insieme e ti butta fuori quello che vuoi alla fine, che è il resistoma. Cioè,
se tu hai trovato su tot milioni di frammenti solo abbiamo perso Flego, andremo avanti diciamo, eroicamente senza di lui, hai trovato solo un frammento che ha una resistenza a un certo antibiotico, è probabile che questa sia una false flag, cioè che sia un errore. Okay? Quindi devi guardare il go back. Ma attenzione, prima di fare questa classificazione, fa un allineamento. Cioè, prima allinea questi frammenti con i geni resistenti. E se trova un match, allora classifica il frammento usando il deep learning. Se no, no. Mi spiego. Quello che tu ti aspetti quando dici applico il machine learning a questo problema sia che tu appunto prendi come input tutti i frammenti che escono dal sequenziatore oppure, come abbiamo detto, i genomi, eccetera, eccetera, e poi classifichi ciascuno di essi. E il tuo classificatore deve essere abbastanza bravo da dire oh, questo non è, qua non c'è resistenza, oppure qua c'è resistenza e non solo, ti dico anche a cosa. Ok? Ma quello che fa DeepArg è prima in maniera tra virgolette scema, cioè in maniera senza machine learning, trovare i match, trovare se c'è un match con una qualunque resistenza. Poi nei frammenti dove c'è un match con la resistenza, allora fare l'inferenza su che tipo di resistenza è, cioè il deep learning viene usato per dire che tipo di resistenza c'è dato che meccanicamente prima ho trovato una resistenza, che è un, cioè insomma, non è, controlla due volte la stessa cosa, quindi cioè prima fa ni perché è sì, cioè controlla su, prima deve essere allineato con un gene già noto e poi ti dice questi geni che sono già allineati con un gene che io già so predire una resistenza ti danno una resistenza di tipo X e ti dà l'output, però l'allineamento è fatto... Cioè no. L'allineamento, diciamo, l'allineamento fatto prima, tra virgolette, rovina un po' machine learning. Questa non è una critica da parte mia, cioè hanno fatto questa scelta di design. Una critica che mi sentirei di fare, però costruttiva, è che questi hanno applicato deep learning facendo vedere che funziona perfettamente, ci sta, ma non hanno visto cosa succede a applicare un algoritmo molto più semplice. Cioè, hanno ottenuto degli ottimi risultati col deep learning che, come ci ha ricordato Giuseppe, non è interpretabile. Avrebbero potuto anche provare un altro algoritmo, che magari è una white box, come un albero visionale, come la regressione logistica, che ti permette sì di interpretare i risultati, di aprirlo e vedere perché l'algoritmo ha preso una certa decisione, cioè di seguire il processo decisionale dell'intelligenza artificiale vedere che magari funziona, magari non altrettanto bene che il deep learning, magari appena appena meno bene, ma ha il mega vantaggio di essere appunto interpretabile. Che dite raga? Abbiamo parlato abbastanza? Io volevo dirvi una, fare una domanda, io posso? Mi senti? Tra l'altro mi è morto il cellulare, insomma, cioè per cui vediamo, insomma, vediamo. Spero di non avervi troppo rovinato il video. No, tranquillo, ma vediamo bambino sullo sfondo. Sappiamo sì? Che sappiamo che togliamo tempo al tuo quality time, ti vogliamo bene perché ce l'ho detto. No, ma al di là di cui, cioè, vedete veramente bambini? Sì, tranquillo, ma non è un problema, No, no, ma insomma, no. Se ti metti così non lo vedi. Se ti sposti leggermente. Ecco. No, non volevo che si vedessero. Per cui, era di spa, non ti preoccupare. Niente, no? No, ma non è questo, è solo che chi se ne frega. Vabbè, no, la domanda è questa, ma io non so, ci ho un po' ragionato mentre parlavate, ma... sono nemmeno convinto che sia una domanda sensata, ma insomma ve la faccio. Cioè allora, torniamo al discorso iniziale del fatto che vado nel bosco, mi taglio e muoio. E ora,
quando non c'erano gli antibiotici non è che andasse proprio così, cioè se no non saremmo qui a parlare, no? Cioè, non era così facile. Beh, no, nel senso che, cioè, per quanto ne so io, fondamentalmente in epoca preindustriale andava così, se c'era una probabilità altissima di schiettare entro i primi 10 anni, ma se superavi 10 anni potevi arrivare a 80 anche con un po' di culo. Il problema era anche che ogni 20 anni, 30, c'era una carestia, una pestilenza terribili e quindi un sacco di gente moriva. Però voglio dire che, cioè, le cause di morte erano la mortalità infantile, uno, e due, appunto queste grandi morie periodiche. Non il fatto che uno va nel bosco, si taglia e gli viene automaticamente, cioè può capitare evidentemente, e se succede senza antibiotici sono cazzi, però insomma... Quindi presumo che fondamentalmente dal punto di vista evoluzionistico noi fossimo arrivati a un qualche tipo di equilibrio con la flora batterica che c'era prima. No, no, no. Anche perché no. Il batterio è più veloce di te. Il batterio quello che si taglia nel bosco dire, è il bambino di 3 anni che si taglia. In un mondo in cui praticamente tutti dovevano coltivare la terra e mettevano sempre... Luca, posso rispondere io? Perché secondo me è una roba un po' più di salute pubblica, senza arrogarmi dritto. No, ma se posso solo finire, di fare la domanda. Cioè, non mi sorprenderebbe che fosse, nel senso, come la famosa storia degli indiani morti per il vaiolo, no? Cioè, siccome è arrivato un batterio nuovo, tutti quanti sono morti, ma poi quelli che sono sopravvissuti erano resistenti, fondamentalmente, no? La storia è questa. Analogamente, come dire, il batterio che riusciva veramente a ammazzarti non era proprio a ogni giro d'angolo, cioè nel senso, in origine magari sì, ma poi ovviamente nell'evoluzione sono sopravvissuti quelli per cui non era così. Sì. Quindi mi sembra fondamentalmente che questa cosa dell'antibiotico resistenza sia un'accelerazione di dinamica biologica che c'erano fondamentalmente da sempre. E quindi mi domando, ma ripeto, non ho capito bene se è una domanda sensata o no, quando succederà questa cosa, che incidenza quantitativa avrà? Cioè, capiterà una cosa che adesso non capita, cioè di beccare l'antibiotico il batterio resistente e morire per una cosa che sembrerebbe banale oggi? Allora, oppure sarà una cosa veramente quotidiana per cui, cioè, metterà a repentaglio? Mi spiega? Allora, mettila così, un sacco di anziani che entrano nelle case di riposo muoiono per infezioni. Questo perché le case di riposo sono piene di persone malate, sono piene di batteri e si infettano. Una delle cause di morte più frequenti sono le infezioni nosocomiali, che sono infezioni che avvengono in ospedale. Gli ospedali sono pieni di batteri, ogni tanto se tu entri in un ospedale tu rischi di beccarti un batterio. Ok? Il problema sono quelli. Quello è il problema più grosso. Ok? Cioè, tu entri in ospedale perché ti sei rotto un braccio, una roba del genere, per in qualche maniera tu ti infetti, ciao, è finita. Adesso un pochino te la puoi giocare, anzi, se te lo becchi in ospedale è più probabile che ti becchi un batterio resistente. Ma queste sono le idee. Oppure, che ne so, le infezioni alle vie urinarie. Una cosa relativamente frequente, cioè non è che succede tutti i giorni, ma succede. Se te la becchi, ora sei 2 giorni in ospedale, poi esci e stai fresco come un fiore. Se ti becchi un batterio resistente, ciao. Sono queste le cose. Magari non è che giornalmente, oh mamma, mi sono fatto un graffietto con il dito, sono morto, ma succede qualcosina, sono morto, e quello è il problema. Velocissimo, non ho i dati, Gianluca, mi spiace. Chiaramente però non mi aspetterei, anche nel caso peggiore, tipo nessun antibiotico funziona più, non mi aspetterei che si morisse come madonna ragazzi, non so più l'italiano, come in epoca preindustriale. Quanto di più di adesso non lo so, però ecco, mortalità infantile secondo me ci sarebbe molto più alta, perché tu dici, se arrivavi a 10 anni, poi più o meno potevi avere una vita
più lunga, lunga quasi quanto la nostra. Sì, ma per arrivare a 10 anni, ovvero magari non ti eri fatto tirare sotto da, investire da un carro di buoi, con i buoi, ma anche eri uno di quelli con delle difese immunitarie tali per cui riuscivi a sopravvivere a, questo tipo di infezioni. C'è una profezia che si autoavvera: se sei arrivato a 10 anni è perché hai già avuto quell'infezione che magari ti avrebbe, che avrebbe ucciso un altro, ma non ha ucciso te. A questo punto non ce l'avrai probabilmente mai più, perché sei quello che resiste. L'altra cosa, appunto, è, quindi c'è, cioè, selezione naturale che andrebbe a colpire in primo luogo. Sì, ma attenzione, selezione naturale, ma questi continuavano a nascere, cioè la mortalità infantile era altissima e non è che migliorava per la selezione naturale. Cioè, la selezione naturale è un meccanismo estremamente lento che si misura in decine di migliaia di anni, minimo. La medicina moderna probabilmente fa sopravvivere degli individui che altrimenti sarebbero morti. E ripeto, il taglietto nel bosco potrebbe essere una cosa rara, ma la polmonite non era così rara. Adesso, a livello di aneddotica, stiamo a vedere tutti quei romanzi dell'Ottocento, cioè la morte di polmonite più o meno è una sola. Chiaro. Ecco, sì, la polmonite ammazzerebbe, quella batterica, non quella virale, ammazzerebbe. Giusto. C'è un'epidemia di polmonite oggi, ciao, è finita. I bambini sono tutti morti. Se poi, per esempio, io stesso, che sono allergico e asmatico, ho idea che se fossi nato 100 anni prima di quando sono nato, non è che era, insomma. Sì, sì, beh, anch'io avevo praticamente l'otite ogni 6 mesi da bambino, penso che sarei sordo se non ci fossero gli antibiotici. Ecco, se nello scenario apocalittico tu da bambino sordo sicuro non saresti qui probabilmente. No, però secondo me qua abbiamo toccato un punto fondamentale di salute pubblica e anche di salute umana, la storia umana in realtà in generale, perché Gianluca, stavamo parlando di come facevano nella preistoria anche, no? Non pensiamo ai greci, ma nella preistoria in realtà c'erano forme rudimentali di antibiotici. Se nei cadaveri di ozzi trovato nelle montagne aveva una saccoccia con le piante medicinali, probabilmente non è che erano così efficaci, però non erano completamente privi di strumenti. Il secondo punto è che il mondo di oggi, per caratteristiche igieniche, è completamente diverso a quello di 1000-2000 anni fa, per cui viviamo in città, viviamo in case tutte insieme, viviamo in densità popolative altissime. Quindi se prima la polmonite prendeva 3 persone nel villaggio, adesso è una città di 1,5 milioni di abitanti, che è piccola in Cina, una città di 1,5 milioni di abitanti. Poi ricordiamoci che appunto c'era la selezione alla nascita, ovvero il 33% delle persone moriva nel primo anno di nascita, nei primi 5 anni di nascita, primi 3 anni, ora non mi ricordo la soglia, però ricordiamoci il grandissimo impatto che il solo lavarsi le mani ha portato nella mortalità infantile infettiva. E immaginiamo che adesso, tramite processo di selezione, che sono 10 milioni di anni, eccetera, eccetera, ma sono decine di anni, tutti quei batteri adesso sono resistenti all'acqua ossigenata, sono resistenti al sapone, sono resistenti agli antibiotici, quindi sarebbe come tornare alla vita prima del 1800. Quindi probabilmente non è che moriamo tutti, non è che l'uomo smette di esistere. Però la vita è completamente differente da oggi, soprattutto perché non dobbiamo contare soltanto le morti, ma, come il caso dell'otite, la quality adjusted life, ovvero la vita aggiustata per qualità di vita. La nascere, diventare sordo, ovviamente non è diverso. Non è auspicabile su per nessuno, se possiamo evitarlo. Allora, quindi siamo tutti condannati a questa catastrofe che arriverà. E la nostra speranza è che il machine learning ci salvi la vita. E big data. E big data, e data science saves lives. Va bene, ragazzi, io chiuderei qua, perché ovviamente siamo andati tipo al triplo del tempo che avevamo calcolato. Vero.
bella chiacchierata. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.